chiedere, ma mi dite più che altro per gli utili futuri che potrei farne? Allora, ci troviamo, ci dovremmo trovare ora in diretta su YouTube, quindi saluto gli amici che ci seguono, che credo che ci seguino da questi secondi, e stiamo ancora ovviamente, come è normale che sia, insomma, nella fase turbulenta, insomma, introduttiva. Aspettiamo pochi minuti però, direi, vero? Certo. Paolo, eventualmente ci alterniamo nel dare la missione. Però ribadisco, se ci fossero domande che vengano, insomma, poi avremo gli interventi anche degli stessi giurati di commento. Non Ecco, tantissimo spazio, però insomma. vedo la diretta su YouTube. Benissimo, grazie. Bravo Paolo, mi hai preceduto nella domanda che volevo fare, insomma, che fosse, diciamo, visibile. Allora, ci diamo, guarda, 2 minuti, ai 35 iniziamo, va bene? Sì, benissimo. Ecco, adesso si vede, la telecamera c'è. Dottoressa Caruso, credo. Sì, Buongiorno. Ce buongiorno. l'ho fatta, sì. Sì, L'ha fatta, benissimo. bisogna Allora, resettare tutto, spengere e siamo accendere. online, siamo anche su YouTube, siamo su perché YouTube. non avevamo chiaro, diciamo, il numero di possibili partecipanti, ma credo che possiamo iniziare, va bene? Allora, mentre via via, diciamo, entrano gli altri partecipanti, abbiamo, insomma, questo ultimo appuntamento del Festival del Cinema sul Mondo Antico, la prima edizione. Il Festival è stato forse un vocabolo ambizioso, insomma, nelle presenti circostanze, ma lo spirito era l'anno scorso, diciamo, iniziando questa avventura, quella di unire un momento festoso, cioè la visione dei film, un momento poi di riflessione. Quest'anno questo non è potuto avvenire perché la visione dei film, ovviamente, in modo comunitario, tradizionale, non poteva avvenire. Speriamo che avvenga l'anno prossimo, però è avvenuta la discussione sui film. 300 affidato al professor Vannicelli, sempre della Sapienza, e poi invece Il primo re con parterre di quattro ospiti, il professor Lentano, dottor Nizzo, direttore del Museo di Villa Giulia, dottor Balistrieri, professor Luca Alfieri, linguista, insomma, si sono occupati del discorso del primo re, e ora concludiamo, non col cinema, ma con una forma di visione video, di cinema a suo modo, che appunto ha avuto per oggetto, lo sapete, le epigrafi latine di qualunque epoca, scelte dai gruppi concorrenti al concorso, fra quelle visibili in un luogo pubblico e poi abbiamo aggiunto anche aperto al pubblico, quindi un museo, comunque uno spazio in qualche modo accessibile, pubblicamente accessibile, della propria città, della propria città. E è un concorso che ha avuto un'adesione. Allora, intanto riconosciamo a Cesare quel che è di Cesare. Parte dall'impegno di divulgazione epigrafica del professor Paolo Re, che è diventato da non tantissimo, insomma, un anno abbondante socio della delegazione di Roma e che aveva già avviato precedentemente un'opera di divulgazione epigrafica con dei video epigrafici che sono anche adesso sul nostro canale YouTube, a proposito, e poi in qualche modo sulla falsariga degli altri due concorsi che abbiamo fatto, sempre centrati sui video. Quindi, come diciamo, nella pandemia, nelle attività a distanza, è venuto fuori un po' la scoperta, ecco, dell'utilità di questo medium, del video. Beh, dopo il concorso sulle parole greche in movimento, poi latine video sulle parole, diciamo, latine illustrate attraverso il video,
abbiamo avviato, però insomma, stimolati dall'esempio che già ci offriva Paolo Re e stimolati in realtà proprio dalla proposta di Paolo Re, questo concorso sulle epigrafi. E devo dire una cosa, noi ci aspettavamo, parlandone io insomma con Paolo, una adesione molto piuttosto ridotta, perché è stato diffuso abbastanza tardi, se non rammento male a febbraio, diciamo nel mese di febbraio, con scadenza, sì, diciamo nel mese di marzo, periodo già di secondo quadrimestre scolasticamente, quindi complesso, in un anno peraltro difficile, peraltro con un tipo di attività che richiede necessariamente un rapporto fisico con l'epigrafe, col supporto materiale, insomma, non invado insomma, campi che i giurati, insomma, ovviamente trattano come pane quotidiano, quindi però richiedevano delle limitazioni. Invece ci siamo trovati, ve lo dico, una oltre una cinquantina di aderenti, 53, 54, se non rammento male, anzi forse 55 gruppi di partecipanti, poi i video effettivamente pervenuti sono lievemente meno, ma un bel numero, cioè 51. Ed è molto bello, vi voglio leggere rapidamente una lista dei partecipanti, un elenco dei partecipanti, perché veramente andiamo, io dicevo scherzando, dal Friuli, da Trieste in giù. Com'è bello vedere l'epigrafi da Trieste in giù, perché da Cividale, il Friuli, arriviamo ad Alessandria, quindi Cividale Friuli col liceo classico Paolo Diacono, Alessandria, perdonatemi, quindi col Saluzzo Piana. Poi passiamo a Motta di Livenza, e quindi siamo in Veneto con l'Istituto di Istruzione Superiore Scarpa, che rammento, il cui nome rammento, ha partecipato anche a precedenti concorsi. Arriviamo alla Spezia, con il liceo scientifico Pacinotti. Ecco la bellezza di questo concorso, che non è il solito, diciamo così, concorso riservato ai classicisti, in senso stretto, ma si apre a molti indirizzi. Anche l'Istituto delle Scienze Umane, per esempio, abbiamo avuto, e poi passiamo a Volterra, con Carducci, e poi veniamo nel Lazio, cioè Roma la fa da padrone, c'è il De Sanctis di Roma, il Virgilio di Roma, il Cristo Re di Roma, il Pasteur, Sant'Orsola, il Vivone, il Giulio Cesare ancora di Roma. Poi ancora a Roma un'associazione, Romars, che ha partecipato. Ho dimenticato, ti chiedo venia, che dal Veneto, da Venezia, un liceo artistico, Marco Polo. Poi abbiamo ancora nel Lazio Vitruvio Pollione di Formia, il Varrone di Rieti, D'Albano, credo che poi non abbia più partecipato, un'associazione per esempio di amatoriale di ricostruzione storica, si chiama Leggio Seconda Partica, insomma, i Sì. romani sanno ovviamente perché. Poi abbiamo l'Umbria, con il Tacito, il liceo classico Tacito, ovviamente di Terni, e poi credo di non dimenticare, insomma, di ho parlato Pacinotti della Spezia di Liguria, e poi abbiamo una rappresentanza, insomma, dalla Campania, Sant'Angelo dei Lombardi, con il liceo credo classico De Sanctis, e ancora, scusate, mi sto scorrendo, abbiamo ancora. Arriviamo alla Sicilia con, no, dimenticavo, ancora nella Campania, provincia di Caserta, Leonardo da Vinci di Vairano, e poi infine la Sicilia, quindi abbiamo, diciamo, da Trieste in giù, con Ragusa, con Umberto I di Ragusa, il Carducci di Comiso, il Fazzi Mayer di Alcamo. Insomma, quindi la punta proprio della Sicilia, la provincia di Trapani, da un capo nord-est a un capo, diciamo, sud-ovest d'Italia. E spero di non aver dimenticato nulla, ho seguito, diciamo, l'ordine geografico da questo punto di vista. È un totale di studenti coinvolti che sono 300, circa 300, 320, per questo abbiamo anche una proiezione, perché se partecipano tutti l'avremmo superato. Allora, quello che ci fa molto piacere è rilevare come su un campo che spesso viene ignorato, no? Spesso anche nella scuola viene inevitabilmente un pochino messo da parte, perché appunto peraltro l'epigrafia, diciamo, funziona veramente se c'è un rapporto col supporto materiale, quindi implica delle limitazioni di carattere logistico. Beh, insomma, c'è stata veramente un'adesione
molto superiore all'attese, iniziando, ribadisco, con la pubblicizzazione a anno scolastico avviato, e anche, ribadisco, abbiamo riunito l'Italia, in effetti sì, diciamo, e abbiamo anche assolto, penso di poter dire, al bel titolo scelto dal professor Paolo Re, che è Scripta Legamus, cioè leggiamo, è un invito, un congiuntivo esortativo a leggere queste cose scritte che vengono ignorate, e devo dire, lo vedremo oggi, ovviamente non vedremo che una piccola selezione, 9/10 diciamo video sui 51 pervenuti, beh, è un invito a leggere testi che vengono spesso ignorati, che hanno una loro, le loro caratteristiche formali, ovviamente, che richiedono, diciamo, un passaggio ulteriore, e qui si ammirano l'opera e si fanno i complimenti ai docenti, ma è un invito anche a legamus, a legarli, nel senso, cioè, di passarli in eredità, mantenerne memoria. E questo è anche un altro aspetto che mi piace sottolineare, è rimasto, diciamo, è emerso nei molti video. Cioè c'è stata veramente una riscoperta di qualcosa che gli studenti ignoravano e che finalmente, di cui finalmente sono consapevoli. E devo dire che in molti video c'è un sincero, non c'è il compito scolastico, vedo che la Presidente della Giuria non dice non c'è il compito scolastico, ma c'è veramente il senso di un amore ritrovato, insomma di una scoperta, e di un piacere, devo dire anche, lo dico da romano, c'è un piacere invece della propria identità municipale, che poi era un elemento dell'epigrafia romana di molto tempo fa, ma continua a esserlo stato, insomma, fino a tempi recenti. E noi come romani, in realtà, questa cosa la viviamo molto meno, perché abbiamo un patrimonio epigrafico molto meno, diciamo, municipale, molto meno caratterizzato, e quindi vedremo in molti video sono stati veramente una scoperta del proprio territorio in questa chiave. L'ultimo elemento, ed ora mi taccio, è stata la grande varietà cronologica delle scelte, perché certo l'epigrafia romana nel senso classico l'ha fatto da padrone, anche questo, diciamo, è una decisione comune che abbiamo preso con il collega Paolo, ma insomma anche il suo primo stimolo, ecco, dall'inizio. Quindi epigrafia latina su la più ampia scala diacronica. E cosa ha dimostrato questo? Beh, ha dimostrato a noi e agli studenti come questa tradizione sia stata lunga, questa tradizione epigrafica è stata lunga, anche con forse non siamo arrivati agli ultimi decenni, ma siamo arrivati sicuramente al ventesimo secolo, anche con qualche bella scoperta. Mi fa piacere dire, per esempio, fra le email che ci sono arrivate, diciamo, nelle adesioni e poi, diciamo, nella consegna degli elaborati, insomma, nei vari contatti, di qualche docente che ci ha anche ringraziato, dice, beh, abbiamo scoperto qualcosa che avevamo nel cortile della scuola, o comunque che avevamo immediatamente presso la scuola, quindi ci fa piacere essere stati artefici di questo. L'ultima cosa, anche nei commenti, ecco, c'è stato un commento di una epigrafe, non dirò quale, soltanto per non creare, diciamo, così, favoritismo, un commento di un'epigrafe, io non ho letto tutti i commenti, ho letto molti, ma insomma, ecco, ho notato un'epigrafe di una italiana, di una discendente, insomma, di parenti che provenivano da una regione italiana, che ha riconosciuto, insomma, la propria città, e in inglese, insomma, esprimeva la propria emozione nel vedere rappresentato, diciamo, un angolo, insomma, un legame con la propria città. Mi chiedo come mai una persona, diciamo, di lingua inglese dal Canada sia finita nel nostro canale, però un elemento dotato, e mi fa piacere, insomma, anche questo elemento di condivisione locale nel senso alto, locale nel senso alto del termine. Detto questo, cedo la parola intanto alla nostra presidente, professoressa Iodice, e poi dopo ci parlerà Paolo Re, diciamo, della sua esperienza specifica, apportandoci. Prego, Maria Grazia. Maria Grazia, non hai acceso il microfono, però. Va bene? Sì, sì, la professoressa è Maria Grazia Iodice, sì, è Roberta, sono, perché usa un altro account. Sì, sì, purtroppo sono sotto mentite spoglie. E appunto, Gianfranco ha detto già moltissimo, però è tradizione che in questa collana di incontri che abbiamo avuto online, io saluti tutti, in primo luogo i nostri iscritti ovviamente, ma anche tutti quelli che sono stati attirati dall'argomento e ci sentono per la prima volta, sperando che tornino ancora a vederci e ad ascoltarci.
Quindi questo è il terzo appuntamento del Festival della Cultura Classica, istituito dal presidente Mario Capasso, che noi abbiamo volto le prime due volte sul cinema del mondo antico, sul mondo antico, e questa volta, come già tutti sapete, sulla visualizzazione e valorizzazione di epigrafi. Trovo molto interessante questo che è stato fatto, e d'altra parte l'avevo anche approvato e incrementato, perché si tratta quasi di due esperimenti, direi, cioè quello sul cinema sul mondo antico, quello del cinema sul mondo antico cercava di suscitare una discussione, un approfondimento su episodi della storia antica greca e latina o del mito che potevano essere approfonditi anche da un punto di vista scientifico. Ecco, se il cinema è creazione, se il cinema è fantasia, tuttavia quando prende spunto da un qualcosa di reale, perché non cercare di agganciarlo alle nostre conoscenze per eventualmente approfondirle? Così infatti è stato fatto sia per l'episodio di Leonida alle Termopili e sia per la proiezione del Primo Re. Quindi è stato un esperimento appunto dal cinema e ne fa motivo di studio, ecco, non sono le recensioni cinematografiche, sono gli studi che hanno trovato un input nel film, e quindi è perfettamente riuscito. Anche oggi c'è questo fatto di aver scelto i ragazzi, aver illustrato delle epigrafi latine. E una cosa che, come ha detto anche Mosconi, non sarebbe stata forse tanto possibile se non ci fosse stato questa inondazione di video online. Ecco, invece le epigrafi sono proprio viste appunto cinematograficamente, viste online, sono adattissime per un discorso che sia storico, antropologico, archeologico. E così infatti mi sembra che abbiano capito i ragazzi, perché da quei video che ho potuto visionare ho visto come si muovevano con passione, con identificazione nei trianomina, nelle datazioni tutte abbreviate, nei titoli, nelle cariche insomma ufficiali che avevano queste persone degne di un'epigrafe, o anche negli connotati di persone che magari erano in una necropoli, insomma, quindi epigrafi funerarie. Ecco, sono sempre testimonianze storiche, testimonianze umane che possono essere approfondite. Quindi mi sembra che da questo punto di vista questo concorso lanciato da noi, da Mosconi e da Paolo Re soprattutto, abbia messo in luce un qualche cosa che era stato trascurato ma che meritava di essere valorizzato. Perciò io molto volentieri mi pongo a vedere questi video premiati e ascolterò anche i giurati su quello che hanno da dire, complimentandomi con tutti quelli che hanno partecipato a questa impresa. Mi raccomando, ricordo ecco di spegnere il microfono. Prego Paolo. Buonasera, eccoci. Allora, effettivamente tanto è stato detto. Mi chiedeva Gianfranco di presentare un pochino anche gli artefatti, se vogliamo, di questa idea che poi abbiamo maturato insieme in una telefonata il giorno dell'Epifania, mi ricordo. un momento. Gli antefatti sono, da un bel po' di anni, diciamo, il tentativo di usare nella didattica proprio l'epigrafia, creando anche dei laboratori epigrafici. Io insegno alle medie, addirittura mi affaccio un po' alla primaria, in un istituto comprensivo, e nel tempo mi è sembrato che l'epigrafi, data la ricchezza anche del patrimonio presente qui sul territorio, soprattutto qui a Roma,
attirassero particolarmente l'attenzione per la loro immediatezza, perché c'è come una specie di contatto diretto con la storia, quando si possono anche toccare, come succede in alcuni posti qui di Roma, effettivamente dà proprio l'idea di toccare la storia, insomma. E anche perché sono esattamente come sono state scolpite, e quindi questo avvicina moltissimo e dà una certezza anche, cioè è un qualcosa proprio di tangibile. Poi porta a cercare di capire, cosa che evidentemente degli alunni di scuola media, tanto meno di elementari, non hanno la possibilità di fare, ma a quel livello ho visto che poteva avere una grande valenza di motivazione, cioè, perché a volte sento anche ex alunni che mi dicono: ma perché studiare il latino? Perché è tanto latino? Perché è tanto latino al liceo scientifico? Perché fare tutte queste fatiche? Ora, insieme a tantissime altre considerazioni che si possono fare, indubbiamente questo, come dire, questo poter toccare con mano e capire qualcosa delle epigrafi aiuta sul versante del latino e sul versante della storia, anche se richiede parecchio studio. Quindi effettivamente un po' la preoccupazione che avevamo era anche quella di dire: ma chissà quanti si cimenteranno, e invece effettivamente c'è stata una risposta superiore a quella che immaginavamo. Un altro aspetto che abbiamo usato nella scuola dove insegno e anche in altre, poi l'abbiamo un pochino esportata, è la riproducibilità delle epigrafi, con l'idea di realizzare qualcosa del genere, in gesso chiaramente, perché anni fa ho provato a scolpire, poi ho trovato anche qualche persona brava a scolpire, ma insomma ho capito che è un altro mestiere. Invece col gesso si può riprodurre facilmente, in fondo quasi la stessa operazione della scrittura su marmo, ma in modo sostenibile, diciamo, all'interno di una scuola. E quindi ci siamo divertiti. A un certo punto ho scoperto che c'è un'epigrafe, la nostra scuola è in via Giovanni Battista De Rossi, quindi diciamo un grande epigrafista, a un certo punto ho capito chi era, e ho capito che Giovanni Battista De Rossi ha ritrovato niente meno che le catacombe di San Callisto, andando a spasso da quelle parti e ritrovando una cosa del genere, chiaramente molto più grande, cioè tre volte tanto. E allora con un alunno cinese molto bravo da un punto di vista pratico, tre anni fa abbiamo ricostruito i due pezzi, perché De Rossi ha trovato questo e poi dopo 5 anni di scavi ha trovato un altro pezzo e ha detto: vabbè, allora effettivamente era proprio Papa Cornelio, con tutto quello che c'è collegato a queste epigrafe, è una epigrafe latina in un periodo in cui scrivono ancora in greco, vabbè, cose che appunto, cioè intanto c'è il dato e poi c'è da studiare una vita se si vuole. Quindi per la didattica questo aspetto dei laboratori epigrafici. L'altra idea maturata nel tempo era quella della divulgazione, cioè sarebbe bello questa conoscenza che in fondo un po' pochi hanno anche a livello di studi filologici, diffonderla un po' di più. Come fare, come non fare? Anni fa, 3, 4, 5 anni fa, avevo partecipato anche a un convegno al Museo Nazionale Romano proprio, in cui in fondo la domanda era questa: come si può fare a spiegare meglio questo mondo dell'epigrafia? Perché rischia di restare sconosciuto, un po' marginale, eccetera. E il terzo passo è stato effettivamente, come ha già detto Gianfranco Mosconi, la multimedialità, che è esplosa nel lockdown, e quindi ci ha portati a... cioè a me ha portato a divertirmi, a giocare un po' con appunto con la costruzione di epigrafi, eccetera. E poi aver maturata l'idea, in realtà l'ICC aveva già attivato quei due concorsi precedenti, e parlandone con Gianfranco, molto gentilmente lui mi ha detto: ma scusa tanto, ma possiamo fare insieme una fotocopia, diciamo, di quei concorsi e provare a vedere cosa succede, ecco perché volevamo vedere. E niente, quindi ci siamo detti: facciamo una versione di prova, e poi più che di prova è diventata una prima versione
Molto, ecco, e anche noi siamo rimasti molto stupiti dalle risposte. Dalle risposte. Non so se facciamo qui qualche ringraziamento oltre alla ICC, sicuramente io voglio ringraziare anche le scuole in cui insegno che mi hanno dato spazio in questi ultimi 10 anni abbondanti per fare questi giochi che sembravano un po' dei giochetti, ma poi insomma, tutto sommato sono risultati anche utili. E volevo ringraziare rapidissimamente invece l'Associazione Centro Elis e il dottor Aimina in particolare, che è poi il polo romano del Politecnico di Milano, con cui ho dei contatti, e il dottor Aimina mi ha fornito quei suggerimenti che vari hanno gradito anche su come girare i video, e quindi volevo ringraziare questo. E il nostro sponsor di Arbor Sapienzie, che effettivamente ci hanno messo a disposizione i premi, forse possiamo anche visualizzare rapidamente queste 3 immagini, e hanno divulgato pure loro. Allora, facciamo così, facciamo vedere. Ecco, questo è il premio che andrà chi arriva al primo posto. Diciamo, come si capisce, una raccolta, credo esaustiva, di tutte le memorie delle inondazioni del Tevere a Roma, anche andando nei palazzi privati, eccetera. Quindi è una pubblicazione di un notevole rilievo. Questo è il secondo posto, non perché sia più piccolo l'Anfiteatro Flavio, ma questa è una riedizione di un primo studio scientifico fatto 100 anni fa o più di 100 anni fa da questo personaggio sull'Anfiteatro Flavio. Tra l'altro qui dentro è contenuta anche quella che Gianfranco Mosconi, in una delle visite guidate che realizza, raccontava recentemente, cioè la flora del Colosseo, perché nell'Ottocento, e fino all'Ottocento, inizio Novecento, c'era ancora il Colosseo con tutta la flora, la sua flora che era cresciuta. E qui viene pure riportata, insieme anche alle epigrafi. Quindi sono pubblicazioni tutte e tre di carattere epigrafico. La terza, ecco, Quintus Sulpicius Maximus, che tra l'altro è stato oggetto anche di una dei video, che è un bambino poeta che gareggiò e poi però un po' così leopardianamente si esaurì in questa gara poetica e morì poco dopo, insomma un po' sfinito, non solo dalla gara, evidentemente aveva avuto anche qualche altro problema. Quindi ecco, sono 3 pubblicazioni. Non dimentichiamo ovviamente di ringraziare, diciamo, l'abbiamo fatto diciamo nei convenevoli iniziali, ma i membri della giuria, ecco, insomma, perché peraltro sono membri di peso, perché abbiamo la professoressa Silvia Orlandi, ai quali poi daremo la parola dopo aver visto, diciamo, una buona parte, ecco, dei video, insomma, prima di arrivare al podio. E quindi la professoressa Silvia Orlandi, docente di epigrafia latina alla Sapienza, la quale è anche presidente dell'Associazione Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, quindi, diciamo, chi meglio di lei. Ovviamente la dottoressa Carlotta Caruso, che è funzionaria archeologa presso il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano, e dove, insomma, molti ricorderanno, c'è una bella sezione epigrafica. Quando dico bella, mi riferisco da profano, diciamo, che io non sono in realtà un epigrafista, anche se amo molto l'epigrafia, ma da dilettante. Cioè, bella perché è molto divulgativa, no? Molto, molto aperta, diciamo, appunto, a questa capacità, insomma, di introdurre anche il profano in questo campo. E poi Maxime Berebianco, che invece è regista, ha lavorato per importanti spot, campagne pubblicitarie, ricordami, mi sembra Fendi, Bulgari, insomma, credo, cioè, oggi arriva tardi perché è impegnato su qualche set, comunque, diciamo, in qualche fase di produzione, e quindi ci apporta anche questo elemento. Mi piace anche molto che qui ci sia la fusione. E io ripeto, adesso non do la parola ai giurati, perché poi dopo parleranno quando ci sarà il momento di illustrare, diciamo, così, la terna vincente.
Io direi, Paolo, di avviare la riproduzione, no? Non so se ci sono altre cose che volevi dire, e spiegherò, diciamo, un po' il criterio. Partiamo, perdonatemi se qualche volta, insomma, intervenite, ecco, se ci fosse qualche defaianza tecnica, che, diciamo, non sono così bravo, non sono sicuro di essere così bravo, ma partiamo con, dunque, noi abbiamo, sono stati selezionati in totale 9 video finalisti, a cui si è raggiunto un decimo, che è il più votato dal pubblico su YouTube, ma in realtà la giuria stessa concordava sul fatto che, insomma, avesse merito di essere riprodotto. Io non dico nulla di quale video si tratta, perché nell'intestazione ci sono, come dire, i credits, come si dice, e quindi in questo modo evito anche per altri errori, ma insomma è tutto ben visibile. Allora, perdonatemi soltanto un attimo, ecco, avvio la condivisione. Un attimo. Eccolo. Un momento giusto. E possiamo iniziare a vedere. Controllo, scusatemi, il volume. Riscopro che Terni è fra le più celebri e illustri città d'Italia, per cagione di antichità, per dignità sua, per magistrati, per grandezza e nobiltà delle pubbliche fabbriche, per gli onori ricevuti e per grandi prodi e santi uomini prodotti. Così scriveva lo storico ternano Francesco Angeloni nel 1646, nella sua opera Storia di Terni. A testimonianza della valenza storica e culturale della città, anche oggi Terni vanta diverse testimonianze del suo passato romano e medievale, come l'anfiteatro Fausto, le mura e reperti appartenenti all'età romana, come busti e iscrizioni di ogni genere. Come non citare poi nei dintorni i siti di Carsule, di Cesi, di Otricoli, di Narni e della Cascata delle Marmore, anch'essa opera romana. Terni è inoltre una delle poche città italiane che può vantare di essere a conoscenza di una data di fondazione, proprio come Roma, e la sappiamo grazie a una delle più importanti epigrafi della raccolta municipale. Un'epigrafe che può fornirci delle informazioni molto interessanti. Eccola qui. Questa antichissima iscrizione è stata realizzata proprio qui, a Interamna Nars, ovvero l'attuale Terni, nei primi decenni dopo la nascita di Cristo. E ha una storia molto interessante, per esempio ha cambiato ubicazione diverse volte, ma oggi si trova qui, al Museo Archeologico di Terni, mentre una copia è stata affissa dove si credeva fosse la sua ubicazione originale, quindi sopra l'ingresso dell'anfiteatro Fausto. L'iscrizione inizia: saluti perpetue auguste, libertatigue pubbliche popoli romani, e ancora genio municipi. L'iscrizione continua: Providentiae Tiberii Caesaris Augusti, nati ad eternitatem, Romani nominis. Nell'iscrizione troviamo in dativo una dedica a tre diverse entità astratte: in primo luogo la salus dell'imperatore romano, poi la libertà del popolo romano e la provvidenza di Tiberio, che insieme alle altre due entità costituisce il benessere dell'impero romano. In seguito c'è anche una dedica al genio del municipio, che è una sorta di divinità protettrice della città. Ecco, la lastra continua con anno post interamnam conditam septingentesimo quarto gneum domitium enobarbum consulibus. Ecco, questo è un punto importante perché riusciamo attraverso la datazione consolare a individuare l'anno della realizzazione della lastra, ovvero il 32 d.C. Ovviamente riusciamo quindi anche a ricostruire, individuare nel tempo anche l'anno indicato dalla prima datazione, quindi ab interamna condita, e quindi riusciamo ovviamente anche a calcolare l'anno della fondazione della città, che è il 672 a.C. Viene dunque riportato il nome di un console, Gneo Domizio Enobarbo.
Solitamente però nelle iscrizioni venivano rinvenuti due nomi di entrambi i consoli, in questo caso invece troviamo soltanto il primo nome e al posto del secondo c'è soltanto un grande solco. Cos'è successo dunque? Probabilmente il nome del secondo console è stato visibile a partire dall'anno della realizzazione dell'iscrizione per circa un decennio, precisamente fino al 42 d.C., anno di una ribellione ai danni del regno di Claudio. Tra i rivoltosi c'era sicuramente anche il secondo console, ovvero Lucio Arrunzio Camillo Scriboniano, il cui nome venne raso da ogni iscrizione pubblica dell'impero in quella pratica che veniva chiamata Damnatio Memoriae. Ecco, poi continua con sublato oste perniciosissimo popoli romani, ovvero dopo aver sconfitto un nemico pericolosissimo del popolo romano. Ecco, ma a quale nemico si fa riferimento? Beh, se noi riflettiamo sull'anno della realizzazione della lastra, quindi il 32, ci accorgiamo che proprio in quel periodo era stata tentata una congiura ad opera del Viseiano, il potente prefetto del Pretorio, ai danni di Tiberio, l'imperatore. E fu un evento traumatico, terribile, dopo il quale addirittura l'imperatore fu costretto ad abbandonare Roma. In virtù di quanto detto, non è poi un'ipotesi così poco plausibile il fatto che la lastra sia stata realizzata in funzione di una sorta di ringraziamento, un ringraziamento agli dei e all'imperatore per aver liberato il popolo romano da un nemico pericolosissimo. Per concludere viene riportato il nome dell'uomo che ha pagato per la realizzazione dell'opera, ovvero Fausto Tizio Liberale. Probabilmente è un liberto, come si evince dall'onomastica. Fausto è infatti un nome benaugurante tipico degli schiavi, così come liberalis. Ciò si capisce anche dalla sua qualifica di Sevire Augustale, ricoperta per la seconda volta, iterum. Per ultima, infine, troviamo una sigla, ovvero PSFC, pecunia sua facendum curavit, che vuol dire fece costruire con il suo denaro. Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di guardare indietro nella storia della nostra città che, nonostante il passare del tempo con le sue inevitabili trasformazioni, conserva ancora importanti testimonianze di un lontano e glorioso passato. Bene, insomma, diciamo, è stato un bel inizio, insomma, il voto popolare è stato sicuramente saggio. Io credo, se non ci sono insomma interventi da parte dei giurati, posso procedere. Ovviamente ripeto, insomma, interrompetemi Silvia e Carlotta in qualunque momento, ecco, insomma, io non dico nulla perché non avrei anche nulla di se non apprezzare. È stato emozionante da dire e passo a vedere i primi, diciamo, la prima terna di finalisti, nel senso che La giuria, io seguo le indicazioni che mi sono state mandate, ha voluto selezionare tre video che si distinguevano per originalità. E scusatemi che cerco, come dire, intanto gli appunti relativi a ciò prima di compiere errori. Ecco qua. E allora procedo con la visione di questi tre video. Ripeto, non li introduco perché sarà il testo, il video stesso a introdurli, perdonatevi, ecco qui il primo, scusate, adesso provvedo ad avviare invece la presentazione. Mi sono fatto trasportare dall'interesse per il video che stavo vedendo e quindi non mi sono preparato. Allora, ma rivediamo subito in questa maniera, ecco qui. Adesso abbiamo la presentazione del nuovo video. Benvenuti in questa presentazione del progetto Scripta Regamus. In questo video vi parlerò di un monumento poco conosciuto al di fuori della capitale, se non da studiosi o appassionati dell'esoterismo. Sto parlando della Porta Alchemica, situata nel bel mezzo di Piazza Vittorio Emanuele II e tappezzata di simboli e criptiche epigrafi latine, che possono essere comprese solo conoscendone la storia. Tutto inizia a partire da una leggenda riguardante l'antica collocazione della porta, ossia la villa del marchese di Palombara, appassionato d'alchimia, la cui dimora era frequentata da personaggi illustri del calibro della regina Cristina di Svezia. Una notte il marchese ospitò un pellegrino, l'alchimista Francesco Giuseppe Borri, e per l'intera nottata egli vagò per i giardini e si chiuse in un laboratorio, cercando una pianta con delle proprietà riconducibili alla pietra filosofale, la trasmutazione di qualsiasi metallo in oro.
Il mattino seguente fu visto scomparire attraverso la porta, lasciandosi dietro oro e una carta piena di strane frasi in latino e dei simboli alchemici. Il marchese, dopo aver tentato inutilmente di decifrarli, li fece incidere sulla porta, nella speranza che qualcuno in futuro potesse riuscirci. Ovviamente questa storia è probabilmente inventata, ma le istruzioni contenute sulla porta continuano ad attirare occultisti volenterosi di capirne il significato fino ad oggi. Ed è proprio quello che cercheremo di fare. Osservando la porta, oltre alle epigrafi, possiamo notare diversi simboli, i quali indicano le diverse divinità simbolo per alcuni metalli nell'alchimia. Saturno per il piombo, Giove per lo stagno, Marte per il ferro, Venere per il rame, Mercurio per il suo omonimo e infine Elio Apollo per il sole. Sotto di essi troviamo delle incisioni in latino dal dubbio significato che alcuni riconducono alle istruzioni per la creazione della pietra. Sarebbe impossibile fare un'analisi approfondita di tutte le epigrafi, ma qui vi spiegherò quelle che reputo siano più importanti per tentare la comprensione del monumento. Partendo dall'alto, notiamo un rosone con al centro un esagramma e una croce, circondato dalla scritta Tria sunt mirabilia, Deus et Homo, Mater et Virgo, Trinus et Unus. Una frase che potrebbe richiamare la Trinità, vista in maniera religiosa, ma molti vedono un'allegoria indicante i tre elementi alchemici base, lo zolfo, il mercurio e il sale, al centro dei quali si baserebbe la preparazione. Passando all'architrave, troviamo l'unica incisione non latina del monumento, Ruach Elohim, ebraico per spirito di Dio, il soffio vitale, indicatore di qualcosa che conferisce vita. Secondo l'interpretazione di prima, starebbe a indicare l'argento vivo, ossia il mercurio, usato per estrarre i metalli. Subito sotto possiamo vedere inciso Orti magici ingressum esperis custodi, Draco, et sine alci de cocleas delicias non gustasset Jason, un evidente riferimento alla mitologia greca e agli argonauti, il quale in questo caso inquadra Giasone, il loro condottiero, come l'alchimista neofita, pronto a scoprire i segreti della sua arte superando la realtà terrena, il drago, per raggiungere il giardino segreto della conoscenza. Scendendo verso sinistra troviamo il primo simbolo alchemico di Saturno, il piombo, e la sua rispettiva frase. Quando in tua domo nigri corvi parturientet albas columbas, tunc vocaberis sapiens. Questa, di dubbia interpretazione, forse indica col nero il cadavere del drago da cui poi andrebbero fatte nascere colombe, simbolo dello Spirito Santo riconducibile al cosiddetto soffio vitale. Passando a Giove e lo stagno, ritroviamo l'incisione Diameter sphere tau circoli circus orbis non orbis prosunt. Anche qua si può immensamente spaziare sul significato, da chi sostiene che sia un modo per indicare come i profani non possano accedere all'occulto, a chi dice che siano le indicazioni per mantenere lo spirito in una forma che faciliterebbe la riuscita della trasformazione o anche degli elementi da fondere nel crogiolo per iniziare la costruzione della pietra. Sotto il simbolo di Marte, il ferro, vi è la frase Quiscit combuvere aqua et lavare igne, agit de terra celum e de cielo terram preciosam. Esplicativo quanto le altre, per gli occultisti potrebbe essere un riferimento al cosiddetto fuoco dei filosofi, una sostanza soprannaturale che si presenta sotto forma di fuoco liquido con cui per preparare la fusione. In alto a destra abbiamo il simbolo di Venere, il rame, e sotto l'epigrafe si fece di volare terram, super caput tuum, eius pennis aquas torrentium convertes in petram. Questa ci potrebbe fornire indicazioni su come trattare il metallo associato a Venere, il rame. Dunque proveniente dalla terra, le cui penne, presumibilmente i vapori, dovrebbero far solidificare l'acqua. Subito sotto si trova il simbolo del mercurio, indicante il metallo omonimo, e l'incisione Azot et ignis de albando latonam venit sine veste diana. Qui è possibile vi sia un'esortazione a purificare l'argento dalle impurità col fuoco, forse quello dei filosofi, per poi formare l'argento di Diana, simboleggiata dalla luna, sine veste, ossia senza scorie. Infine, l'ultima epigrafe di Elio Apollo, l'oro, dice Filius noster mortus vivit, rex ab igne redit, et convigio gaudet occulto. Sappiamo che questa rappresenta la parte finale, perché Apollo è associato con l'oro, il risultato della trasformazione riuscita. Quest'ultimo viene forse detto figlio perché è dato dall'argento puro. Come possiamo vedere, è complicato trovare un quadro coerente in questo affascinante mistero, che attanaglia gli studiosi da tempo, anche lanciandosi in teorie occultiste di dubbia provenienza. Se il tema vi interessa, vi invito a cercare informazioni riguardo alle epigrafi, che per ragioni di tempo non ho potuto menzionare. Vi ringrazio per la visione, e ricordatevi di perseguire sempre la cultura.
Un bellissimo invito, insomma, un bellissimo invito e in effetti anche un video originale. Ecco, io non li ho visti via. Mi segnalano un calo d'audio, perdonatemi la mia insipienza, ma poi si sentiva, come dire, adeguatamente? Oppure sì, ok, scusatemi, perdonatemi, io tocco così, avevo un volume troppo forte, temevo un ritorno in camera, in stanza. Allora, procediamo allora con un altro video, ribadisco, io mi astengo sempre dal presentare, insomma, e il video invece che vi presenterò vedrete che è veramente originale, insomma, nel modo di presentare l'epigrafe, ma non dico altro, insomma. E solo un attimo, ecco qui che avvio l'introduzione, chissà se poi impareremo come fare queste cose nel modo più elegante, ma insomma ci accontentiamo della sostanza e non dico nulla, ribadisco, perché lo avete benissimo, insomma, in visione. Allora, non toccherò più, diciamo, cursori vari. Anzi, no, perdonatemi, scusatemi che ho fatto una cosa. Elimino il mio audio. Magazziniere romano, ora te lo raccontiamo. Marco Cocciaio Ilario, primo schiavo poi liberato negli orti di un arroio, l'amato per i miei lavori sono ricordato. Questa epigrafe è avanzata, mia moglie adorata me l'ha dedicata, vicino agli basta la chiamata, anche lui schiavo poi liberato. Se vuoi sapere chi è Marco Cocciaio Ilario, magazziniere romano, ora te lo raccontiamo. Tabella di forma rettangolare con chiodi e fori per farla fissare, dedicata all'opposizione centrale, la sua interpuzione è regolare, ritrovata all'annunziatella dell'Ardeatina, zona più bella, antica iscrizione sepolcrale, ma tuttora ancora attuale. Se vuoi sapere chi è Marco Cocciaio Ilario, magazziniere romano, ora te lo raccontiamo. L'incongruenza è risultata tra il 20 e il 50, è stata datata, l'impero di Nerva non era iniziato, molto strano ne venga parlato, questa è la storia di Cocciaio Ilario, andato via e poi ricordato, per questa terra lui è passato e un'epigrafe ci ha donato. Se vuoi sapere che è Marco Cocciaio Ilario, magazziniere romano, ora te lo raccontiamo. Se vuoi sapere che è Marco Cocciaio Ilario, magazziniere romano, ora te lo raccontiamo. Perdonatemi, ho disattivato la condivisione un attimo prima che finisse il video, c'erano i ringraziamenti. Sicuramente, diciamo, un approccio originale. Ecco, diciamo, un elemento che mi piace evidenziare è che, insomma,
quel che pare un mondo passato acquisisce veramente un'immediatezza, insomma, che si è vista anche un po' nel tono con cui i ragazzi affrontavano, insomma, questo così, peraltro oscuro, per altri versi oscuro, insomma, magazziniere romano. Quando mi è capitato di fare queste visite che ho fatto al chiostro di San Paolo fuori le mura, in cui ho fatto un po', diciamo, opera di divulgazione, portando anche persone che non conoscono il latino a riuscire a leggere, intravedere le epigrafi, una cosa che mi è piaciuta sempre sottolineare, che dico, beh, per certi versi è un po' una novella 2000 avanti Cristo, non 2000 avanti Cristo, ma insomma una novella 2 avanti o 2 dopo Cristo, perché ricostruiamo, insomma, o possiamo ipotizzare, diciamo, rapporti matrimoniali, dissidi, ricchi proprietari, oppure insomma proprietari di tombe che non vogliono eredi, che ne facciano altro uso, o viceversa, che accolgono tutti, carriere, schiavi, che liberati che spostano le loro, diciamo, conserve, insomma, le loro compagne in schiavitù o le loro, in certi casi, personali serve, poi liberate e via via dicendo. Ma insomma, questo mondo di vita vissuta, no? Questa che ricorda l'antologia, no? Di Spoon River, insomma, diciamo, questo mondo di vita vissuta che mi fa piacere che i ragazzi abbiano visto. Allora, vedo che c'è anche un'identificazione Trap Bro che ci porta nella chat un riferimento tecnico che ci mancava. Grazie, grazie. Allora, procediamo allora con un altro video che si segnala per originalità, tra quelli, o meglio, segnalati, insomma, dalla giuria per originalità, e che, se non ricordo male, controllo sempre la lista che ho, è appunto questo. Scusatemi un attimo che procedo con i vari passaggi tecnici e ovviamente disattivo il mio video e il mio audio. Buonasera dal TG Chill, qui è Tommaso Hendig. Interrompiamo subito la linea per un ritrovamento straordinario. È stata rinvenuta una epigrafe, ma passiamo subito la linea al nostro inviato, Luca Monsen. Sì, buonasera. Tommaso, dallo studio chiedevi cos'è un epigrafe. In teoria da programma dovresti già saperlo, però noi lo ripetiamo per te e per tutti i telespettatori a casa. Dunque, l'epigrafe si riconosce da 3 caratteristiche fondamentali. La prima è la devianza, ovvero deve differenziarsi dalle solite abitudini scrittorie. Il secondo punto è l'unidirezionalità, il messaggio che trasmette non richiede una risposta. E terzo punto è l'universalità, ovvero deve essere rivolto a tutti il messaggio che trasmette. E dalle poche informazioni che siamo riusciti a carpire qui fuori dal cantiere, infatti sentite i rumori dei lavori, sono che l'epigrafe è in marmo di Luni, è stata scritta tramite scalpello ed è in lingua latina e è stata ritrovata nei pressi di San Paolo fuori le mura, che è una chiesa qui nei pressi di Roma. E adesso, per maggiori dettagli e informazioni sull'epigrafe, passiamo la linea al nostro esperto Dario Probo. A te, Dario. Grazie Luca, io sono Dario Probo, qui in collegamento dal mio studio, e adesso andrò ad analizzare l'epigrafe che è stata ritrovata qui a Roma nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura, in seguito a dei recenti scavi. All'inizio possiamo vedere un'invocazione agli dei Mani, quindi sicuramente non si tratta di un'epigrafe di età cristiana, ma precedente. Poi possiamo leggere il nome, che è Caio Tullio Espero, da cui possiamo dedurre che chi ha scritto questa epigrafe fosse uno schiavo greco liberato. Appunto, il cognome Espero deriva dal greco Esper, che si fece costruire un altare per sé. Qui è importante sapere che non fu lui a costruirlo, ma che se lo fece costruire da qualcun altro, dove riporre le sue ossa. E questo altare doveva essere come una tomba dove lui avrebbe messo le sue ossa dopo che sarebbe morto. E da qui in poi inizia una vera e propria maledizione che dice: se qualcuno avrà violato quelle o da lì le avrà portate via, gli auguro che viva con dolore nel corpo per molto tempo, e quando egli sarà morto, gli inferi non lo accolgano. Chi sarebbe passato davanti al suo altare si sarebbe spaventato moltissimo leggendo questa iscrizione e avrebbe abbandonato l'idea
di commettere un tale crimine come rubare le ossa da quell'altare. Da me è tutto, io passo la linea a Luca. Sì, grazie Dario, effettivamente anche io leggendo questa epigrafe ho fatto bene a tenermi a distanza, sono sinceramente spaventato, ma adesso ripassiamo la linea allo studio, a te Tommaso. Sì, scusate, grazie Luca, stavo cercando alcune informazioni su questo nuovo ritrovamento. Mi informano che la nostra nuova epigrafe, il marmo di Uni, potrebbe risalire intorno al primo secolo d.C., grazie alla prima nomina, prenomen, nomen e cognomen. Non sono molto esperto purtroppo. Inoltre il fatto che ci siano la I e la T, che sono lettere alte, riportate diciamo in un formato più grande, potrebbe, e la lettera Q, che è più lunga, potrebbe risalire appunto a questo secolo. Inoltre l'abbreviazione di Sman parrebbe diciamo intorno alla locazione che abbiamo detto prima. Vabbè, per questo TG è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, seguiteci sui social per avere informazioni su questa nuova linea e grazie mille. Allora, erano originali, quindi bisogna, la giuria ha scelto veramente, insomma, effettivamente il criterio dell'originalità. Insomma. Mi piace anche un'altra cosa, che adesso io ripeto, le sto guardando quasi nei fatti per la prima volta, questo senso, come dire, di immediatezza, insomma, no? E anche un po' di timore che hanno reso rispetto a un sapere esoterico, giustamente perché la lettura delle epigrafi ha un che di esoterico. Allora, a questo punto, dopo questo antipasto, diciamo così, per certi versi, invece passiamo a delle epigrafi che sono state oggetto di una menzione speciale da parte delle epigrafe per, diciamo, per la loro qualità, ecco, insomma, per alcuni aspetti che hanno, insomma, più pertinenza non solo sull'originalità, ma insomma, elementi, come dire, intrinseci, insomma, di qualità. E non so se dico io, insomma, tanto mi ditemi, correggetemi, insomma, se menziono io, insomma, i motivi, insomma, il brevissimo giudizio, non so, Silvia, insomma, ecco, allora il primo che vi mostro, dimmi, non so, insomma. No, sì, di pure tu, tanto appunto. È una frase, il motivo, diciamo, ecco, l'epigrafica indicazione. Così, okay, insomma, per fare, allora. Il primo che vediamo, dal titolo Basta sapere ascoltare, è stato selezionato per una menzione speciale per la sua creatività. Non mi soffermo sui riferimenti, insomma, che dovrebbero essere, diciamo, nella parte introduttiva, insomma, li potete vedere. Ovviamente, ecco, se vi fosse poi tra i docenti che qui sono coinvolti come referente, insomma, il desiderio di fare un intervento, stiamo procedendo, ecco, a buon ritmo, quindi si può fare. Allora, scusatemi che procedo con le varie operazioni che sono necessarie. E quindi, diciamo, inizio con la condivisione, disattivo. Finalmente, dopo quasi 2000 anni, è arrivato il momento di raccontare la mia storia. Io sono portatore di ricordi, custode della memoria, garante di immortalità. Io sono l'epitaffio. Custodisco la vita di una grande donna e la ricordo con queste parole. Aurelia Cai, Liberta Nais, Piscatrix de Orris Galbe, Caius Aurelius, Cae Libertus Phileros Patronus, Lucius Valerius Luci Libertus Secundus, Aurelia Nais, Libertà di Caio, venditrice di pesce, Aiorrea Galbe, il padrone Caio Aurelio Fileros, Liberto di Caio, Lucio Valerio II, Liberto di Lucio. La tomba su cui sono posto appartiene ad Aurelia Nais, una donna intraprendente che è stata in grado di guadagnarsi il suo posto nel mondo lavorando sodo e che, anche in morte, non sarà dimenticata.
Il suo corpo riposa qui, assieme a quello del suo padrone, Caio Aurelio Fileros, uomo sempre molto amorevole, in quanto lui stesso un liberto, e Valerio II, anche lui un liberto. Aurelia Nice mi fece costruire per raccontare un giorno la sua storia, e così sto per fare. Aurelia Nice, come suggerisce il suo nome, nacque in Greca e fu presto deportata a Roma, dove divenne la schiava di Caio Aurelio Fileros. Proprio a Roma lavorò come venditrice di pesce per conto del padrone negli Orea Galbe, il complesso di magazzini più esteso della città. Grazie a questo lavoro fu in grado di riappropriarsi della sua libertà e di ottenere ciò che tutti gli uomini desiderano, l'immortalità. Dopo la sua morte, infatti, l'associazione di pescatori, chiamata Corpus Piscatorum et Urinatorum Alvei Tiberis, di cui lei faceva parte, si occupò di edificare la tomba della nostra eroina, affidando a me il compito di ricordarlo. Ora che vi ho raccontato la storia di una donna che ha sfondato la barriera del tempo, inarrestabile anche davanti alla morte, credo sia giusto parlarvi anche di me. Sono stato realizzato per volontà di Aurelia Nice dopo la sua morte. La tomba che sorveglio è riccamente decorata da una corona di foglie di quercia, al centro delle quali appaiono delle ghiande, e dai tipici Orceus e Patera. La struttura interna è divisa in tre cavità, ognuna ospitante le ceneri di uno dei defunti, in origine sormontate da un coperchio dotato di un foro, utilizzato per versare liquidi e nutrienti all'interno dell'urna, come era costume durante i riti funebri e le feste. Sono stato per un lungo tempo perduto, incapace di capire dove mi trovassi, finché un salvatore, il cardinale Carpi, non mi ha ritrovato ed esposto nella sua ricchissima collezione. Lì sono rimasto fino al mio trasferimento alle terme di Diocleziano, sede in cui risiede attualmente. A questo punto immagino vi starete domandando quanti anni io abbia, ma ahimè nessuno lo sa con certezza. Partiamo da un fatto: io sono fatto di marmo, quindi certamente non posso essere stato realizzato nell'avanti Cristo. Procediamo per gradi. Nell'incisione che ricorda la professione di Aurelia Nice è presente una parola, Aureis, la cui I è montante, ovvero più alta rispetto alle altre lettere. Ciò suggerisce che la mia data di nascita sia avvenuta durante il primo secolo d.C. Ma c'è di più. Gli Orrea Galbe citati nell'iscrizione sono stati edificati alla fine del secondo secolo avanti Cristo da Ser Sulpicius Galba e chiamati con il nome di Orrea Sulpicia durante tutta l'età repubblicana. Sotto l'imperatore Galba, autore di un importante restauro dei magazzini, gli Orrea Sulpicia cominciarono ad essere appellati Orrea Sergii Galbe. È solo in età Flavio Traianea che assumono il nome di Orrea Galbe. È quindi logico collocare la data della mia nascita tra il 69 e l'80 d.C., durante la dinastia Flavia. Quest'ipotesi di datazione è inoltre avvalorata dalla teoria che riconosce in Aurelia Nice la venditrice di pesce citata da Giovenale nella Satira 5, collocata temporalmente proprio in questo periodo. Bene, a questo punto credo proprio che sappiate tutto su di me, su Aurelia Nice e sulla nostra storia. Il mio scopo è esattamente questo: perpetuare la memoria di una donna speciale e raccontare le sue vicende alle generazioni future, affinché il suo nome non venga dimenticato, ma anzi riecheggi per sempre nella storia. Diciamo sempre toccanti al loro modo, no? Insomma, anche la ripresa della tecnica dell'oggetto parlante, della pietra parlante, non so se, come dire, voluto, consapevole o una bella sinergia fra passato e presente. Allora, se non ci sono interventi, insomma, io proseguo e
vediamo, diciamo, un'altra delle tre epigrafi della terna, invece per, diciamo, che hanno goduto di una menzione speciale. Si intitola il video, insomma, Memorie di un musico. È stato selezionato per la qualità della rielaborazione delle immagini, sempre, diciamo, accio, semplicemente perché si trovano le indicazioni relative alla paternità all'inizio del video stesso, e un attimo che appunto avvio la condivisione, non dimenticando di far tacere il mio audio e il mio video. Che cos'è un'epigrafe? Partiamo dalla sua definizione. L'epigrafe è una comunicazione umana unidirezionale che, non essendo rivolta a una persona ma alla collettività, sceglie di volta in volta le collocazioni, i codici, le forme e i registri espressivi, deviando dagli usi scrittori quotidiani. Per comprendere meglio questa definizione, ci sono tre parole chiave che ci possono aiutare. Abbiamo inteso l'epigrafe come comunicazione unidirezionale, ovvero che non si aspetta una risposta da parte di un interlocutore, rivolta alla collettività, quindi a un vasto pubblico, ma soprattutto che devia, utilizzando supporti scrittori insoliti e non di uso quotidiano, come la pietra o anche il metallo. Immaginate che tutti i cittadini romani, dai più nobili ai più umili, avevano il desiderio di lasciare un'immagine, un segno di sé ai posteri, ma anche una grande paura di essere dimenticati. Le epigrafi nascono proprio per questo motivo: non lasciare che la morte cancelli il ricordo di ciò che nella loro vita era stato determinante. Analizziamo più nel particolare una piccola epigrafe funeraria. Datata tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C., è stata ritrovata a Roma presso Porta Maggiore, nel Colombario degli Statili. Un sito di sepoltura costituito da piccole celle contenenti le ceneri dei singoli defunti della famiglia gentilizia romana. Ma diamogli un'occhiata più nel dettaglio. Il protagonista di questa epigrafe è Scirtus Cornelianus, uomo che potrebbe sembrare appartenere alla gens Cornelia, antica famiglia nobile romana. In realtà, la presenza del suffisso nus nel suo cognomen indica solamente la sua precedente provenienza da questa famiglia. Scirto era infatti uno schiavo di proprietà di una giovane della gens Cornelia, che venne data in sposa a un membro della famiglia degli Statili, Tito Statilio Tauro. Gli schiavi di Cornelia divennero così proprietà della famiglia del marito, mantenendo però un agnomen che ricordava la loro provenienza dalla gens Cornelia. Ma al di là della sua provenienza, chi era veramente Scirto? Un semplice schiavo o qualcosa di più? L'aggettivo che viene a lui attribuito nell'epigrafe è quello di sinfoniacus, termine traslitterato in caratteri latini dal greco. La parola deriva dal verbo greco sinfoneo, che letteralmente significa suonare insieme. Essa stava a indicare un membro di un complesso di musicisti destinati a esibirsi insieme in contesti privati. Ciò che però ci fa capire l'esatto ruolo che Scirto svolgeva nel gruppo di musicisti di cui faceva parte è proprio l'incisione in basso a sinistra. Essa rappresenta una syrinx, anche detta flauto di Pan, strumento composto da un numero variabile di canne della stessa lunghezza tenute insieme da una corda in modo tale che risultino allineate in senso crescente. Secondo un mito greco, lo strumento avrebbe avuto origine dall'inseguimento amoroso della ninfa Syrinx da parte del dio Pan. Lei, cercando di sfuggirgli, decise di trasformarsi in una canna da fiume. Il dio sospirò, rassegnato per la sua sconfitta, e la canna produsse un suono.
Ascoltando questo suono, gli venne in mente di legare più canne insieme in modo tale da poter riprodurre varie note musicali e suonare una melodia. Fu così che il flauto di Pan venne creato. Ricapitolando, l'epigrafe recita: Scirto Corneliano musico. Questa epigrafe, quindi, nella sua brevità, racconta molto di una persona che ha vissuto in un'epoca lontana dalla nostra, ma che è riuscita a dare ai posteri una descrizione più o meno precisa su chi era e sulla sua più grande passione nella vita, la musica. Allora, benissimo, abbiamo concluso la visione, insomma, di questo video. Stiamo, devo dire, perfettamente nei tempi, perché temevo, insomma, diciamo, che invece alcuni video sono più brevi del limite dei 6 minuti, quindi riusciamo a organizzarci. E, insomma, non c'è bisogno di dire che questo è un bel tipo di pitch che ho, ecco, facendo un'osservazione, perché ricordo a chi non avesse partecipato che l'attività per le classi di triennio poteva essere considerata valida per i percorsi di competenze trasversali per l'orientamento, e invece di essere, insomma, c'è un elemento creativo che unisce lo specifico degli studi con le nuove tecnologie, con la divulgazione, con l'attenzione, diciamo, a un contesto reale di comunicazione, insomma, no? Questo è un elemento che, insomma, emerge, sta emergendo molto. Allora, Gianfranco, la motivazione per la scelta della menzione di questo video era appunto la qualità della rielaborazione delle immagini. Esatto, sì. Quindi infatti era il punto che, appunto, sono belli anche, diciamo, insomma, i criteri che hanno scelto la giuria. Adesso vedremo l'ultimo video, poi prima di vedere la terna sarà la giuria, insomma, a parlare più diffusamente, però ho visto anche la grande varietà, insomma, di proposte che ci hanno proposto a loro volta. Poi, ovviamente, se siete curiosi del resto, ci sono, ovviamente, c'è la playlist sul canale YouTube. Ricordo, allora, per informazioni, scusate, perché ho visto l'occasione, chi, insomma, penso che tutti siano raggiunti dalla mailing list, ma darsi di no, insomma. Qui ho messo il mio indirizzo email, e se anche voleste iscrivervi all'Associazione dell'Area di Cultura Classica, benvenuti. Anche della delegazione di Roma, ormai, diciamo, anche se vi potete iscrivere liberamente, anche se non mi vedete a Roma, perché molte attività le continueremo a fare online o almeno nella doppia. Detto questo, e non voleva essere gli annunci per gli acquisti, insomma, un po' lo sembrava, passiamo all'ultimo video della... diciamo, di questa terna che ha meritato una menzione speciale, che è dedicato al Cippo di Ponte Milvio. Poi vedremo di che cosa si tratta, ed è stato selezionato, leggo direttamente, insomma, la motivazione delineata dalla giuria, per il forte messaggio civico. E ricordo, peraltro, scusatemi, io tutti i riferimenti precisi, quelli che ci sono stati forniti dagli autori dei video, alle singole epigrafi, a volte addirittura con riferimento al CIL, a ILS, insomma, o alla sede di conservazione, la datazione, le trovate comunque, oltre che, insomma, nel testo, diciamo, del video, le trovate comunque nella descrizione del video, anche con il contatto, nel caso ci fosse uno specifico interesse, col docente proponente. Allora provvedo a, diciamo, impostare la riproduzione. E, come sempre, datemi i pochi secondi di inizio, disattivo. Ponte Milvio, uno dei più antichi ponti di Roma. Originariamente in legno, poi in pietra, porta principale per chi da nord entrava a Roma. Il quartiere nel quale sorge il nostro liceo accoglie un ricco paesaggio epigrafico, cronologicamente variegato, in cui vediamo riflesse tracce di storia e contemporaneità.
in un luogo dalla simbologia particolarmente evocativa, nel quale l'apparizione del segno fu premonitrice di vittorie per l'imperatore Costantino, dove le scritture parlano di restauri e battaglie, si cela un'iscrizione di particolare interesse storico, ormai ricoperta da arbusti e detriti. D'altronde, come ci suggerisce il Cupido all'ingresso del ponte, il luogo conserva segreti. Siamo nella banchina della riva destra del Tevere, sotto la Torre Valadier, a ridosso del ponte. Nel 1943 vennero commissionati dei lavori di arginatura per contrastare le frequenti esondazioni del Tevere. Durante i lavori emerse dal terreno un cippo terminale, già descritto nel corso dell'Ottocento da archeologi ed epigrafisti. Non più visibile attualmente, possiamo localizzare il cippo lì, ai piedi del secondo albero. In travertino, di 103 cm di altezza, 62 di larghezza e 44 di spessore, il cippo presenta un'iscrizione mutila. La tecnica scrittoria è sottrattiva. Senza particolari ambiguità testuali, in antica, ovvero nella faccia rivolta al Tevere, il reperto recita, secondo la ricostruzione che ne dà anche il grande epigrafista ungherese Gazalfoldi nel 1987. Marcus Valerius Marci Filius, Mani Nepos Messalla, Publius Servelius Gai Filius, Isauricus Censores, ex senatus consulto termina werunt. Oltre a segnare l'ampiezza del letto del fiume, il cippo, che possiamo datare con certezza a 54 a.C., sancisce la delimitazione del terreno pubblico dal privato, forse a seguito della grande inondazione del 54, ricordata dallo storico Dione Cassio. I due censori, Marco Valerio Messalla e Publio Servilio Vario Salvo, furono responsabili della cura riparo, cioè della manutenzione delle rive di Tevere contro l'incuria e l'abusivismo. Come suggerisce la forma verbale termina werunt all'ultimo rigo dell'iscrizione, a due censori spettò anche la cosiddetta terminatio, delimitazione territoriale del Tevere soggetta a previa autorizzazione del Senato. Non solo per il suo valore storico, ma anche per la sua veste formale, il nostro cippo è un reperto unico nel suo genere. Tra i 21 esemplari simili presenti a Roma, solo il nostro è opistografo, scritto cioè anche sul rovescio, con però una variazione onomastica interessante. Impostica. Sulla faccia posteriore, che guarda il tratto di via Consolare, i censori sono menzionati in ordine invertito, Isaurico in testa rispetto al collega Messalla. C'è ignota la ragione di una tale inversione, che Antonio Nippi, importante topografo e archeologo romano della seconda metà dell'Ottocento, giustificò con la vecchia ambizione di non sembrare uno meno dell'altro. Tuttavia, merita forse di essere sottolineato un dettaglio non da poco. Isauricus, Isaurico, questo cognomen ex virtute, acquisito dopo la conquista di Isaura, capitale a sud dell'Anatolia, grazie proprio alla deviazione del corso di un fiume. Si trovava così, ad essere letto per primo, da chi osservava il Tevere via terra. La nostra iscrizione è in corso in un destino paradossale. Custode e garante della cura del Tevere, segno visibile nell'antica Roma, di una virtuosa amministrazione della terra e degli acqua. Il cibo, ora invisibile, è vittima di un fenomeno opposto, di una incuria e riparo. Segno del tempo. Se gli epigrafi sono però da considerarsi nella loro componente visiva molto forte, amplificata dalla cassa di risonanza che è il contesto che li accoglie, particolarmente suggestiva è allora la localizzazione del nostro cippo. Se, come spieghiamo, tornerà ad essere visibile, esso acquisterà in situ tutto il suo valore di oggetto terminale, di confine, e scritto su entrambe le facce, per essere letto sia da viaggiatori fluviali sia dai percorritori campestri, di dimensionalità che una testa di un museo perderebbe gran parte del suo fascino. Così oggi il Tevere, con i suoi segreti, continua a suscitare emozioni, anche contrastanti, le stesse riflesse nelle parole che il grande regista e scrittore Tonino Conte, recentemente scomparso, gli ha dedicato.
a rivolgersi al fiume sembra quasi il nostro cibo. Il Tevere non sarà biondo come si usa dire, ma è placido, ti accoglie meglio di un letto se ti vuoi immergere. I suoi ponti, con la pelle potterata dalle intemperie, non ti invitano al suicidio, ma alla contemplazione del tempo, che scorre placido e indifferente, proprio come un fiume. Lasciato un attimo di visione lo schermo perché era ricchissimo di dati l'ultima schermata con tutti, diciamo, le appartenenze, i ruoli, le attribuzioni, la bibliografia e i riferimenti. Prego Paolo. Ecco, allora siamo arrivati al momento clou della premiazione del podio e prima però ricordiamo due particolarità. Uno, intanto, ecco, per la certificazione dei PCTO c'è una procedura che è prevista nella convenzione, dove è stata firmata la convenzione, ma comunque che vale per tutti, per cui manderemo un modulo da compilare a cura del referente, del docente referente, che segnerà quindi l'elenco di tutti i partecipanti. Il docente referente è quello che prende la responsabilità, giustamente ce l'ha di fatto, di dire chi ha partecipato. Qualcuno mi aveva chiesto chiarimenti anche nei giorni scorsi e ho già risposto, ma lo dico a tutti così è chiaro. Dopodiché ci rimanda questo modulo. Io risulto come tutor esterno, come tutor della ICC, lo firmo, lo restituisco e poi questo, quindi un documento, non facciamo 320 documenti, viene poi distribuito dal docente referente ai suoi alunni, agli alunni della scuola internamente. Dalle 7:30 di stasera i video sono disponibili nella disponibilità della scuola, quindi qualora la scuola voglia utilizzarli anche per altre attività, per presentarlo, non lo so, al municipio di Ponte Milvio, oppure diciamo farne l'uso che vuole, da questo momento sono liberi, cioè restano sul canale YouTube della ICC, ci sarà la cartella dei video vincitori e comunque sono disponibili poi per la scuola, così come era previsto nel regolamento e anche nella convenzione, laddove è stata firmata la convenzione. E ne approfitto per una cosa, ovviamente il video potete, cioè nel riutilizzo qui si può riutilizzare sia nella forma del video come file, si pubblica altrove, ma rimangono, diciamo, disponibili sul canale YouTube, quindi chi vuole può rimandare al canale YouTube, non ci può che far piacere. E detto questo, insomma, siamo arrivati alla terna vincitrice, in anticamera terna vincitrice. Ho deciso poi dopo che però nominerò, perché se lo meritano, i vari gruppi, diciamo, che hanno partecipato, perché l'ho voluto affidare alla visione delle schermate, ma potevano scorrere rapidamente, quindi se lo merito, ma lo faccio dopo, diciamo. E quindi lascio la parola, insomma, ai membri della giuria. Non credo che sia arrivato. Pronto? Maxim. Ciao. Scusatemi, c'è una persona che ha al microfono acceso. Ecco qua, perfetto. Prego. Prego, la giuria, se volevano intervenire ora o per parlare dei criteri, non so come vogliamo. Dunque, no, allora ci eravamo divisi il lavoro più o meno in questo modo, che io farò una brevissima introduzione in generale su insomma, il materiale che abbiamo visionato. Passerò poi la parola a Carlotta Caruso, che dirà in breve i criteri che abbiamo seguito nel premiare la terna che sta per essere visualizzata.
E poi invece Maxime Dere Bianco dirà la sua appena, speriamo, potrà collegarsi da tecnico, diciamo così, da addetto ai lavori. Per quanto riguarda me, devo innanzitutto fare outing su due punti. Il primo è che se l'idea di questo concorso è venuta a Paolo Re il 6 gennaio, no? Ha detto parlato di una telefonata al giorno della Befana. Io ho detto e scritto di sì, che avrei partecipato, diciamo, in qualità di giurato il 9 gennaio, quindi diciamo che l'adesione è stata piuttosto immediata, proprio a testimonianza del fatto che mi è sembrata subito una buona idea. Contemporaneamente però devo ammettere che quando Gianfranco Mosconi mi ha comunicato il numero degli iscritti al concorso, parlando internos con gli altri giurati, io mi sono lasciata sfuggire un sì, ma vedrai che non tutti manderanno poi un video, non saranno molto meno di 50. E invece no, mi sono sbagliata, esattamente come si sono sbagliati i produttori della BBC che qualche anno fa si sono visti arrivare nei loro studi Mary Beard, che proponeva loro una serie di documentari, Meet the Romans with Mary Beard, che partivano ognuno dalla lettura in diretta di un'iscrizione latina, per l'appunto, cosa che ha fatto storcere il naso naturalmente ai suoi interlocutori, che hanno accettato un po' sedotti naturalmente dalla fama del personaggio, ma non credendoci fino in fondo. E loro avevano torto, perché poi la serie di documentari ha venduto in tutto il mondo, e io avevo torto perché i video sono invece arrivati copiosi da ogni parte d'Italia su iscrizioni di diversi periodi, quindi medievali, ottocentesche, di epoca fascista, di tutto di più. Proprio a testimonianza della vitalità che questo tipo di approccio ha e può dare, e con alcune diciamo, caratteristiche in comune che mi fa piacere sottolineare. La prima è il fortissimo legame con il territorio, o comunque lo si intenda, con, diciamo, la realtà municipale nel caso di piccoli centri, ma anche con il proprio quartiere nel caso di grandi città come Roma. E questo viene in alcuni casi detto esplicitamente, cioè la scelta anche delle iscrizioni è stata proprio dettata dalla volontà di instaurare un particolare legame con il territorio che si vive quotidianamente e che si intende valorizzare, capire con una conoscenza che porta anche alla coscienza di sé e di quello che ci è stato lasciato e che dobbiamo conservare. L'altra cosa che mi ha molto colpito è che sono tutti o quasi, fatte pochissime eccezioni, lavori di gruppo, gruppi più o meno piccoli, a volte costituiti da intere classi, a volte da gruppi di studenti più piccoli, non coincidenti, cioè con l'intera classe, ma non importa, l'importante è che queste persone hanno lavorato insieme. Ora, se c'è una cosa che il fatto di essere costretti a stare tutti da soli a casa ci ha tolto spesso, è stata proprio il piacere e la capacità e la necessità di lavorare insieme, che invece va recuperata in ogni modo possibile. Se questo concorso è stata un'occasione per farlo, avrebbe già senso solo per questo. Ma non basta, perché è evidente da tutti insomma, i video che sono stati presentati che i ragazzi che hanno partecipato hanno letto ben più dei manuali scolastici. L'hanno letto e l'hanno evidentemente capito, e di questo bisogna dare atto agli insegnanti che li hanno seguiti e che evidentemente hanno fatto un lavoro sul campo, intendendo quello scolastico, molto ben fatto, perché era evidente che i ragazzi parlavano di cose che avevano non solo studiato, ma profondamente capito, e
che è il primo requisito per fare una buona divulgazione. Due altre piccolissime cose che mi fa piacere sottolineare sono due scommesse vinte. Altre due scommesse vinte. Una è il fatto che un numero ragguardevole di video fa uso, cioè prende come spunto come oggetto iscrizioni esposte appunto nella sezione epigrafica del Museo Nazionale Romano. Ora, anche in questo caso non è da tutti scommettere appunto sulla capacità di attrarre il pubblico di una sezione dedicata a questo particolare tipo di comunicazione. I prodotti che sono stati inviati per questo concorso dimostrano che invece questo tipo di esposizione, scientificamente corretta ma concepita in modo da essere divulgativa a vari livelli, funziona. È una scommessa che possiamo dire vinta, proprio perché l'idea del suo creatore, Silvio Pancera, che la ebbe ormai più di 25 anni fa, era proprio quella di fondare questa esposizione su un rigore scientifico e metodologico profondo, ma concepirla e presentarla in modo tale che potesse essere letta a vari livelli. E l'ulteriore ammodernamento, riorganizzazione che l'esposizione ha subito qualche anno fa, che l'ha resa appunto più snella, più moderna e più accattivante in molte parti, è stato un ulteriore passo in questa direzione. Last but not least, il mio occhio clinico non poteva non notare che anche in questo caso in molti video è stato fatto uso, a volte ricordandolo esplicitamente, a volte no, ma no, ripeto, l'occhio clinico non poteva non recepirlo lo stesso, della banca dati EDR, l'Epigraphic Database Roma. Di nuovo, un progetto nato a fini scientifici, un progetto nato in ambito accademico, portato avanti da studenti e studiosi che afferiscono a varie università italiane, ma che evidentemente mette a contatto con l'epigrafia un pubblico formato non soltanto da studiosi. E lo raggiunge proprio grazie al fatto che si tratta di uno strumento di lavoro liberamente consultabile che mette a disposizione di tutti una serie di informazioni corrette, controllate e, ripeto, liberamente riutilizzabili. Anche questa una scommessa vinta che si accinge a festeggiare, spero tra non molto, il traguardo delle 100.000 iscrizioni o schede online. Quindi questi sono, diciamo, alcuni dei punti che mi premeva sottolineare prima di passare la parola a Carlotta Caruso, e complimentandomi sia con i ragazzi sia con tutti i docenti che questi ragazzi hanno alle spalle, che hanno fatto un ottimo lavoro. Dunque, ma che facciamo? Parliamo subito o vogliamo entrare nel vivo e vedere subito i tre finalisti e poi spiegare i criteri? Perché non vorrei anticipare delle cose e poi mi piace mantenere qualche altro istante di suspense. Allora, no, allora se il punto è non anticipare, allora certo. Allora io direi non che creiamo. No, no, hai ragione. Io pensavo insomma di allungare. Dai, secondo va primo, benissimo. Dai. Va bene. Allora, dunque, intanto ecco, ho segnato in chat che diciamo. L'esperienza invece che ho fatto, che ho avuto io personalmente portando gruppi di persone anche adulte in realtà, ignare di latino, che hanno, si sono appassionate anch'esse. Ecco. Cioè, ecco che la cosa bella delle epigrafi che ignorate e chiaramente hanno lo scalino del linguaggio, no? Specifico di un formulario, delle sigle e via dicendo, e poi invece anche chi non conosce il latino riusciva ovviamente
a seguire, no? A un certo punto a entrare nel meccanismo, insomma questo rapporto diretto. E, benissimo, allora io inizio a vedere, parto a questo punto in ordine inverso, ovviamente, dal terzo posto. E beh, perdonatemi l'incertezza, avevo promesso che avrei letto gli autori dei vari video perché mi sembrava insomma giusto, ecco, gentile, ecco, dal loro porto. Allora, abbiamo partito col video Fausto Tizio Liberale, la fondazione della città Interam Nanars, il cui docente referente è stata la professoressa Claudia Andreani del liceo classico Gaio Cordelio Tacio di Terni, e i realizzatori gli alunni Daniele Castellani e Giulia Semperlotti. Poi siamo passati al video La Porta Alchemica, il cui autore è stato Filippo Arash Gianturco della scuola Istituto Cristo Re, il cui docente referente è il professor Lorenzo Lucarini. Poi abbiamo visto il video appunto sul Marco Cocceglio, i cui autori sono studenti della quarta liceo classico dell'Istituto Sant'Orsola di Roma, docente referente professoressa Tullia Spinelli. Gli autori sono Antonio Maria Bruno, Matteo Fagiolo, Michele Occhi, Jacopo Pelagalli. Poi Cave Aram, il video Cave Aram, di una seconda liceo classico, di nuovo dell'Istituto Sant'Orsola di Roma, stavolta il docente referente, il professor Paolo Locarno, e gli autori Tommaso Nautitò, Luca Sabatucci, Dario Boris Sobrino. Poi il video invece Basta Sapere Ascoltare, è stato realizzato dalla quarta liceo classico dell'Istituto Sant'Orsola di Roma, qui diciamo rinnoviamo i complimenti con la docente referente professoressa Tullia Spinelli, ugualmente rinnoviamo i complimenti. Le autrici di questa quarta liceo classico sono Francesca Di Cresce, Luca Fabbrini, Pietro Gallino e Chiara Scopettuono. Poi ancora abbiamo visto Memorie di un musico della terza liceo classico sempre dell'Istituto Sant'Orsola di Roma, sempre coordinati dalla professoressa Tullia Spinelli, le cui autrici sono due studentesse della terza liceo classico, Matilde Codeluppi e Paloma Magnaldi. E infine l'ultimo che abbiamo visto in questa, diciamo, prima parte, il CIP di Montemilvio, della classe prodotto e realizzato dalla classe secondaria del liceo classico Erano De Santis di Roma, i cui docenti referenti sono stati Eleonora Colangelo ed Edlena Bertolotto, e in questo caso una realizzazione di classe, come dire, di un'intera classe, quindi non possiamo menzionare insomma tutta la classe, insomma è la classe collettiva. A questo punto procedo con la diciamo, facendo vedere il video arrivato terzo, credo di dire il nome, va, insomma lo riveliamo prima di mostrarlo, che è quello intitolato Ad Luci, Ragoni, Sempiterno Memoriam, realizzato dalla quarta del liceo classico, con vari studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Scarpa di Motta di Livenza, Uderzo, e il docente referente Manuel Maronese, che ho visto, diciamo, tra gli ospiti presenti, che elenco anche gli studenti, qui insomma, bisogna dare il giusto onore: Irene Becco, Ilenia Carusi, Arianna D'Agostini, Laura Fadel, Giuseppe Gillanders, Angelica Minuti, Lorenzo Miotto, Giulia Perin, Chiara Sbaiz, Iris Serafin. Allora procedo a questo punto con la visione. Non so, spero poi per Paolo, casomai, se vuole lui poi dopo successivamente fare lui l'annunciatore, insomma, del video successivo. Allora procediamo con le operazioni di avvio. E scusatemi, datemi i soliti pochi minuti, pochi secondi.
Lucius Aragonius, Lucifilius Papiria, Urinatius Larcius Quintianus, Legatus Legionis, Quarte Decime Gemine, Statuam Oblatam, ab ordine Augustalium Opiterginorum, ex munificentia, Honore contentus de suo posuit. Così avrebbe affermato Lucio Aragonio, secondo quanto riportato in questa iscrizione sull'epigrafe rinvenuta nel 1867 a Oderzo, in provincia di Treviso, in occasione della demolizione della chiesa di San Martino e dell'adiacente monastero, di appartenenza della famiglia Giacomuzzi e poi dei Revedin, negli anni 30 dell'Ottocento. Si dice che sul luogo fosse presente il Capitolium della città antica. Verso la fine del XIX secolo, Luigi Revedin entrò in possesso dei terreni e donò l'epigrafe a Luigi Bailo. Oggi essa si può ammirare al Museo Civico di Treviso. Illo secondo secolo, post Christum natum labente vixi, et perfecto cursu honorum, inter propinquos primus senatui interfui, regnante Marco Aurelio. Primum juridicus Apulie creatus, et consulis munera obibam et hereditatis, adoptionis manumissionisque causis, operam dabam meam. Quarte decime gemine legionis legatus, inter annum centesimum septuagesimum septimum et octogesimum fui. Quo tempore, eadem legio Pannonie presidio erat, ut alterius germanici belli interesset, quod Marcus Aurelius in quados et Marcomannus susceperat, sevas rudesque gentes, qui opitergium, dilectam urbem meam, ante decem annos incenderant. Il nome opitergium, vocabolo composto da opi, che significa la, qui, e terg, che significa piazza o mercato, indica che la città era un punto di incontro di gente, di scambi commerciali e di mercato. Oderzo si crede fondata verso la fine del secondo millennio a.C. dai Veneti. Venuta a contatto con i Celti, con gli Etruschi e i Greci, andò lentamente a consolidarsi e crebbe così di importanza, anche per gli avvenuti accordi con i Romani, quando questi, nel 148 a.C., costruirono la strada consolare Postumia. Oderzo ebbe il suo maggior splendore nell'età di Augusto. Il prestigio e la ricchezza erano accresciuti anche dal porto fluviale, che collegava la città all'Adriatico, rendendola unica intermediaria commerciale tra l'entroterra e le popolazioni rivierasche. Tuttavia, la città fu devastata dai Quadi e dai Marcomanni nel 167 d.C. Post meam urbem deletam, numquam ad me redi, atque in... quamquam ob opitergi incendium dolebant, simulacrum mihi dicaverit, ut in hac iscrizione legibus. L'iscrizione riporta l'ordine degli Augustales Opitergini di dedicare una statua al loro onorevole e famoso concittadino, cioè Lucio Aragonio. Egli, entusiasta del riconoscimento, decise di finanziarla in prima persona. L'epigrafe era collocata alla base di tale statua. Si tratta di un parallelepipedo in calcare che risulta privo dello spigolo inferiore sinistro e fortemente scheggiato lungo il lato destro. Lo specchio epigrafico è delimitato da una cornice modanata a listello e gola rovesciata. Infine, l'impaginazione è centrata, le interpunzioni sono triangolari e il ductus regolare. Magari mostrarla? Ita nomen meum in lapide incisum etiam nunc prope opitergium manet, patriam mea dilectam, cui preclara gens Aragonia plurimum decoris dedit. Ec inscriptio, immortalitate mii, civibus meis, meoque opitergio,
quod in perpetuum florebit donavit. Ex egi monumentum aere perennius, ut summus poeta Horatio scripsit. Allora, non so, spero che non ci siano stati problemi tecnici, insomma, qualcuno mi segnalava, c'è stato un lieve blocco. Dice, si è bloccato il video per un attimo, poi ha ripreso. Va bene, non so, a me non è risultato, insomma. Cosa fai? Te vedo. Che fai? Scusatemi, ecco, disattivo l'audio. Ecco, ricordo a tutti con attenzione di controllare che l'audio sia spento. Allora siamo alla... Vai Paolo, tu a presentare il secondo posto, prego. Al secondo posto. Allora, al secondo posto abbiamo un video molto particolare, perché si intitola Echi di Lucrezio a Ragusa nel 1929. E video su un'epigrafe commemorativa degli studenti del liceo caduti durante la Prima Guerra Mondiale, di autore ignoto, datata 1929. È a cura della classe seconda B del liceo classico Umberto I di Ragusa, e la docente coordinatrice è la professoressa Valentina Ottaviano. Benissimo, avviamola. Benvenuti nella nostra città, Ragusa, e nella nostra scuola, il liceo classico Umberto I. È l'istituto superiore più antico della città. Il ginnasio fu istituito nel 1884, mentre nel 1928 fu istituito il liceo, subito dopo l'elevazione a provincia di Ragusa, che fino a quel momento era parte della provincia di Siracusa. Nell'angolo d'ingresso è collocato un monumento, riporta 12 nomi e un'iscrizione in latino. È protetto da una balaustra in ferro battuto. Forse qualcuno, altrimenti, avrebbe pensato di sedersi sui suoi gradini o di appoggiarci il zaino e il casco per chiacchierare un po'. E invece il monumento sta lì, in silenzio, e ci guarda mentre siamo affaccendati nel nostro distratto trambusto mattutino. Vorrebbe attenzione. È speciale. Noi siamo la seconda B di un anno scolastico speciale, il 2020-2021, ossia l'anno della pandemia, e quindi di fatti speciali ci intendiamo. Quest'anno abbiamo riflettuto sull'esigenza sentita, in occasione di eventi epocali, di creare monumenti che ne conservassero la memoria e il senso. Questi manufatti, anche dal punto di vista rituale, documentano un percorso esistenziale e culturale iniziato nelle esperienze condivise da una collettività. Non è una novità, certo, ma in quest'anno così singolare abbiamo sollevato uno sguardo nuovo sui monumenti commemorativi della nostra città. Il testo dell'epigrafe che vediamo a scuola, di cui non è noto l'autore, è stato voluto dal preside Giacomo Franchi per commemorare gli ex alunni della scuola caduti nella Grande Guerra. L'epigrafe, oggi andata perduta, si trovava una volta nella sede del liceo classico, annessa alla Chiesa del Carmine. Fu poi trasformata nel monumento che vediamo, inaugurato il 15 giugno del 1929. Con la magniloquenza dell'epoca, il testo recita: voi siete nei discipoli, siete povere Italia tibi, milites invicti cruenti vittorie, ex qua non severi ex ore curorde, et vide lampada tradunt, seculis venientius. Eia, o nunquam morituri, ibis iunis, anno domini, 1929. Ma scelte di termini corti, quali Ateneum, oppure la presenza,
posto di De Boverend dicono dell'intenzione di illuminare la scuola, conferendole prestigio agli occhi del lettore colto. L'espressione Milites invicti quanti vittorie esplicita l'idea che la gloria vince sulla morte. Il topos che fa da sfondo all'intera epigrafe è quello relativo alla memoria, che conferisce immortalità ai Milites invicti, come nell'epitafio di Simone di Liceo per i capitani dei tremori. Il tema del sacrificio della vita dei giovani esalta la volontà di anteporre la libertà comune al bene individuale e diventa monito per le generazioni successive. L'indicativo presente ex oritur, il tempo della realtà certa, collega l'esito vittorioso della guerra con l'epoca del monumento, ossia quella della costruzione dell'Italia coloniale fascista. L'eco lucreziana può riconoscersi nel rigo successivo, et vitae lampada tradunt, secondo la lettura che ne fa il professore Giannone, a lungo preside del liceo a cui dobbiamo le nostre informazioni e che ha trasferito qui il monumento. La citazione riporta i versi 75 e seguenti del secondo libro del De Rerum Natura, in cui Lucrezio immagina una sorta di staffetta fra generazioni di esseri viventi che si avvicendano nel cosmo, trasmettendosi quasi cursores, cioè come corridori, le fiaccole della vita, vita in lampada, con un genitivo arcaico qui normalizzato. Al di sotto della data, riportata secondo il calendario latino, vi era la scritta Septem a fascibus receptis, essendo trascorsi 7 anni dalla marcia su Roma. Questa parte dell'epigrafe, come si può vedere, risulta erasa. Finita l'era fascista, qualcuno danneggiò il monumento, asportando anche le fiamme che stavano alla base e le borchie situate in alto. Tra di questi ex studenti furono insigniti della medaglia d'argento al valor militare, 2 della medaglia di bronzo, 3 rimasero dispersi. Io ho lasciato appunto qualche secondo in più, in modo tale che si vedessero insomma le attribuzioni e il saluto. Comunque ricordo che sono tutti visibili. A questo punto passo, non so se procedo io Paolo con la menzione insomma del vincitore, poi sentiremo insomma diciamo l'intervento della giuria. Allora, il video programmato vincitore della giuria e si intitola Nascosto in piena vista. Lo hanno realizzato Bianca De Benedetti, Nina De Luca, Gaia De Vita, Alessandro Luci, Rianica Nonno, Riccardo Novelli, Elettra Perricone, Nadir Trevisiol, la classe, il liceo e il liceo classico Virgilio di Roma, non è detto, ma insomma il liceo Virgilio di Roma, la terza classe, la terza D, e la docente referente è la professoressa Aquilina Ticchi. E non dico di che cosa si tratta, perché insomma ovviamente lo dirà il video stesso. Allora procedo con le operazioni tecniche che sono necessarie. Qui emerge di nuovo questo rapporto con il quartiere, insomma, anche se l'epigrafe è romana. E un attimo. Ecco qui. Disattivo l'audio e il video.
Per un ragazzo del Virgilio, recarsi a scuola significa non solo chiacchierare con gli amici o ripassare al volo la lezione evitando di inciampare nei San Pietrini, ma è anche camminare nella storia di Roma. Spesso però, troppo abituati alla bellezza che fa da cenare il nostro tragitto, perdiamo la capacità di cogliere particolari, una colonna di spoglio in un forno o la farmacia protetta da armature in rilievo mentre camminiamo per via dei Banchi Vecchi. E infine, sulla stessa strada, al numero 145, a pochi metri da scuola, un'iscrizione latina che per anni abbiamo ignorato. Tiberius Claudius, Drusi Filius, Caesar Augustus Germanicus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate Nona, Imperator Sedeces, Consul Quater, Censor Pater Patrie, Auctis Populi Romani Finibus, Pomerium Ampliavit Terminavitque. Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, figlio di Druso, Pontefice Massimo insignito della nona potestà tribunizia, Imperatore per la sedicesima volta, Console per la quarta, Censore, Padre della Patria, avendo accresciuto il territorio del popolo romano, ampliò e definì il Pomerio. Ma cos'è il Pomerio e perché Claudio lo amplia? Il Pomerium era per i romani un confine territoriale immaginario, considerato sacro poiché derivava dall'antico rito etrusco-romano utilizzato secondo il mito anche da Romolo durante la fondazione di Roma. Distingueva l'ager publicus dall'urbs, ovvero la parte della città consacrata agli dei. In questa non si poteva né entrare in armi né seppellirvi morti. In generale, ogni cosa che riguardasse la guerra era tenuta fuori dal Pomerio. Ad esempio, il generale in armi in attesa del trionfo non poteva entrare e addirittura i comizia censuriata, ossia le assemblee dei cittadini armati, si svolgevano nel campo Marzio, appositamente fuori dal confine del Pomerio. Ma chi era Claudio? Se da una parte Claudio è un imperatore molto denigrato dalle fonti antiche, che dicono fosse una persona troppo debole e facilmente manipolabile da moglie e liberti, dall'altra, in un'ottica più moderna, possiamo affermare che egli sia stato un ottimo imperatore. Infatti, ridiede stabilità alle finanze dell'impero dopo il disastroso e dispendiosissimo regno di Caligola, arricchì e abbellì la città con opere notevoli e, soprattutto, ebbe la fama di essere uno degli uomini più eruditi del suo tempo. Fu anche l'imperatore che in anticipo sui tempi volle ammettere in senato l'elite della Gallia tramite un discorso sull'accoglienza e la convivenza dei popoli esemplare ancora oggi. Poche autorità nel corso della storia romana hanno avuto la facoltà di ampliare i confini del Pomerium, tutti grandi conquistatori, e Claudio fu uno di questi. Egli infatti, tramite l'ausilio dei suoi generali, riuscì nella conquista della Britannia, già tentata un centinaio di anni prima da Cesare, e in questo modo ampliò i confini dell'impero, come scritto nell'epigrafe. Ma aspettate! Soffermiamoci sulla parola ampliavit. Troviamo una delle tre lettere introdotte da Claudio nella censura del 47-48 d.C. Ovvero il digamma inversum, utilizzato per distinguere il suono consonantico della U, ovvero la B, che prima venivano scritte con lo stesso segno. Il secondo carattere, l'antisigma, invece, veniva utilizzato per i gruppi consonantici PS e BS. Dell'ultima lettera non abbiamo reperti diretti. Gli studiosi hanno ipotizzato tre diverse teorie. La più accreditata, sostenuta da Broglie e Amati, è quella dell'H di media. Alcune delle innovazioni culturali apportate da Claudio sono rimaste nel tempo, come ad esempio la ricorrenza del Natale di Roma. Altre invece, come queste lettere, scompariranno con lui. Le loro tracce sono sfuggite a coloro che, troppo abbagliati dalla bellezza nei secoli, non si sono soffermati ad osservare i particolari. Benissimo. Benissimo, e a questo punto stiamo con lievissimo ritardo, ma insomma tutto sommato siamo stati ambiziosi perché abbiamo mostrato ben 10 video, ben 10 video è un'ora, diciamo quasi, di filmato. Prego la dottoressa Carlotta Caruso, ringraziandoli ancora.
Grazie della parola, grazie dell'invito che veramente mi ha riempito di felicità perché, come già in parte ha detto Silvia Orlandi, noi abbiamo aderito entrambe con entusiasmo a questa manifestazione perché crediamo molto nel valore pedagogico delle iscrizioni anche per quello che riguarda le scuole, come avete detto anche voi, no? Il Museo Nazionale Romano in particolare in questo è molto attivo, tanto che in tempi normali, adesso ovviamente no, organizza tantissime iniziative di carattere epigrafico anche per i bambini piccoli, quindi a partire dalle elementari in su. Poi tutto questo un giorno tornerà, adesso ci sembra, lo guardiamo come un qualche cosa del passato. Una cosa che sicuramente volevo dire anch'io, anche se in qualche modo mi ripeto, noi tutti abbiamo apprezzato, diciamo, l'entusiasmo con cui si è data risposta a questa chiamata ai video. Anche io effettivamente confesso di aver pensato, bah, chissà quanti, poi era un anno particolare, e sono rimasta piacevolmente sorpresa, anche perché devo dire la verità, lo dicevamo anche con Silvia, la qualità dell'approfondimento storico che è stata che è alla base dei video che sono stati realizzati è sempre di ottima qualità, cioè si vede benissimo non solo che appunto gli insegnanti si sono spesi, hanno aiutato i ragazzi a consultare volumi, e questo ovviamente è anche uno dei criteri che noi abbiamo preso in considerazione, diciamo l'approfondimento storico, ma si vede soprattutto, e questo è uno degli elementi che più di tutto abbiamo preso in considerazione e ci ha colpito, che come è stato già detto non si tratta di elementi che sono stati un po' così ripetuti tanto per fare, ma che sono stati effettivamente interiorizzati, e interiorizzandoli sono anche passati dall'interno all'esterno con una certa efficacia che devo dire a volte ha raggiunto veramente delle vette elevate, perché sicuramente noi sappiamo che uno degli aspetti che appunto che predichiamo anche nei laboratori che facciamo è la visione e la rielaborazione in prima persona, però molto spesso gli studenti liceali, anche poi questo vorrei dirlo, spesso hanno difficoltà a mantenere il loro livello di creatività, di spontaneità, di autenticità, perché la scuola insegna loro anche a diventare adulti, e in questo diventare adulti è difficile trovare un compromesso tra appunto far vedere che stiamo diventando adulti e quindi ci esprimiamo come degli adulti, mantenendo però anche quella spontaneità, quell'autenticità, quell'originalità che poi in qualche maniera caratterizza anche l'età dell'adolescenza, della giovinezza, diciamo così. Quindi avrete probabilmente notato che nella scelta dei video c'è stato comunque un occhio particolare nei confronti di quelli che sono stati più creativi, più originali, che hanno saputo comunque, a fronte di una documentazione, una base storica piuttosto solida, sono riusciti anche a aggiungere qualche elemento in più, qualche elemento personale in più. Ho notato, mi sono trascritta mentre passavano i video, alcune delle frasi che anche sono state ripetute nei vari video. L'idea che le iscrizioni siano portatrici di ricordi, che le iscrizioni possano donare l'immortalità e tramandare storie di persone che altrimenti sarebbero state dimenticate, quindi dare la possibilità a ciascuno di noi di raggiungere una piccola fettina di immortalità. Quindi in questo senso i video che abbiamo scelto di premiare ci sembrava che in qualche modo fossero quelli che più di tutti riuscivano a far sposare insieme in armonia questi elementi. Nel terzo classificato è piuttosto evidente la capacità appunto di rielaborazione anche a livello in qualche maniera proprio personale, diciamo non si tratta soltanto appunto come dicevamo prima di elementi esterni ma elementi che sono interiorizzati a pieno titolo. Il secondo video in particolare io vi devo dire che ogni volta che l'ho visto ho sinceramente pianto, mi viene tutto il naso rosso, mi sono vista anche prima e questo lo trovo molto bello perché l'idea di riuscire
riuscire attraverso le iscrizioni a commuovere e a far vivere anche, veramente quello è proprio l'efficacia, il senso di un'iscrizione, di tutte le nostre iscrizioni, di tutte le iscrizioni che vediamo ovunque, no? La capacità di farci ricordare e anche appunto la carrellata dei volti, una cosa che noi epigrafisti che ci dedichiamo a persone che sono defunte molti anni fa e che non sempre hanno avuto la possibilità di lasciare un ritratto, ecco, devo dire che leggere i nomi e vedere i volti per me è stato veramente un effetto molto forte, mi sta ritornando il naso rosso per l'appunto, e quindi questo veramente l'aspetto che più di tutto ci ha colpito è stata questa capacità anche di emozionarci, e il primo classificato ci è sembrato che cogliesse in pieno quello che era il senso di questa operazione, no? Scripta legamus, cioè fermiamoci a leggere, e soprattutto anche i ragazzi hanno saputo esprimere un'idea interessante. Questa iscrizione non l'avevamo mai guardata, ma adesso abbiamo imparato a guardarla, cioè ci sono stati dati gli strumenti per poterla comprendere, e quindi il nostro sguardo si poserà su questa iscrizione sapendo, capendo e restituendole il senso che ha avuto e per il quale è stata realizzata. E penso che questo sia un po' quello che deve rimanere a tutti noi, a tutti i ragazzi che hanno partecipato, cioè che non sia un episodio sporadico essersi dedicati all'epigrafia, che è comunque una disciplina approfondita naturalmente, ma che diventi un po' anche una maniera di fare attenzione a quello che c'è intorno a noi, guardarci intorno e ricordarci che appunto ogni storia, ogni parola anzi ha una sua storia, può raccontare una storia e spesso racconta la nostra stessa storia. E non so se Maxim c'è, perché non volevo togliere spazio anche a lui, quindi anche perché ovviamente il suo parere è tutto di altro, ecco, sappiamo se c'è. Leggo il lapello. Paolo, c'è. Paolo deve attivare Paolo, il microfono. Paolo, hai il microfono spento. Purtroppo sono in contatto con Maxim, ma... E mi sta dicendo che ha tardato per il lavoro, è molto dispiaciuto, e dice, mi dispiace tantissimo, anche perché ci tenevo a dire due cose ai ragazzi. Maxime è giovane. E noi no? In questo momento è molto... Questa è stata una gaffa terribile, imperdonabile. È persona imperdonabile. Beh, questo certo di... chiudiamo il collegamento. Certo questo di... sarà eternato, sarà eternato. Scusate. Paolo, di che facciamo un omaggio alla giuria, così almeno... Sì. Allora, per riparare abbiamo pensato... No, non per riparare, insomma, abbiamo pensato effettivamente di fare un piccolo omaggio alla giuria, che ha lavorato tanto, perché ha dovuto... vedere tutti questi video e poi ragionarci sopra. Sì, se posso aggiungere solo una piccolissima cosa, è che noi abbiamo visto anche i video che per motivi di tempo, cioè perché sforavano il limite dei 6 minuti su cui ci è stato detto di essere tassativi, abbiamo dovuto escludere. Sì, li abbiamo visti e a malincuore li abbiamo dovuti escludere. Sì. Ecco, allora, niente, poi verrà ricapitata questa mappa del Canina del 1850 che edita sempre da Arbor Sapienzie, che pensiamo che possa essere un oggetto non tanto di studio, o anche di studio storico, perché è un primo tentativo di fare una mappa archeologica di Roma che è stato realizzato appunto a metà dell'Ottocento, ancora nella Roma papalina. Grazie, poi fra l'altro ecco una cosa che posso dire è che mi sono adoperata per non lasciare i 6 menzionati speciali, diciamo così, privi di premio, e quindi anche per loro ho racimolato nel Museo Nazionale Romano dei cataloghi che poi in qualche modo cercherò di far avere magari attraverso il professor Mosconi, adesso vediamo come organizzarci.
Vabbè, diciamo che forse sarà sì, ci vorrà una spedizione. Adesso troveremo una maniera. In ogni caso, va bene, Maxim, che è giovane, non può esserci, e va bene, questa me la scrivo sul libro nero, ha lavorato con noi e ovviamente noi, cioè lui si è... diciamo, è stato con noi per la scelta e ovviamente eravamo d'accordo che avrebbe parlato degli aspetti tecnici di cui noi non possiamo parlare in modo approfondito, diciamo. Comunque anche noi nel nostro piccolo vogliamo far notare che abbiamo comunque tenuto in considerazione anche questi aspetti realizzativi che in qualche maniera forse... diciamo nella valutazione generale sono stati non meno importanti perché comunque facevano parte dell'aspetto specifico del concorso che era dedicato appunto ai video, fermo restando che appunto il nostro interesse era più sui contenuti, diciamo, sulla maniera in cui i contenuti potevano essere veicolati. La mia frase proseguiva dicendo che lavora già a livelli cioè è il comunicatore, pur essendo così giovane, è il comunicatore del teatro dell'opera, tra l'altro, e niente, quindi va bene così, tanto per finire da una frase che ormai allora, mi segnerà la vita. Io, no, nel senso, non so, insomma, se ci sono, se la Presidente vuole intervenire per un saluto finale. Io poi volevo solo leggere un messaggio che mi è stato recapitato da una partecipante molto tempo fa, che un po' indicava il senso. Mi fa piacere che in tutti i vari interventi è emersa una parola, emozione. E se uno ci pensa, no? Associare all'epigrafe un'emozione non è la cosa comune, diciamo, no. A livello dei non specialisti, insomma. Sì. Anche il video vincitore si concludeva con questo scritto legamus nel senso dell'indicativo, perché si fermavano a far vedere l'epigrafe ai passanti. Esatto. Questa cosa, no, avevo capito che avevate valorizzato questo, insomma, quell'elemento di coinvolgimento. Di coinvolgimento. Perché appunto gli ultimi fotogrammi ormai senza audio, ma che giustamente i ragazzi hanno lasciato nel video, facevano vedere gli stessi ragazzi che spiegavano l'iscrizione ai passanti. E questo è stato veramente il messaggio, cioè, che è passato in questo modo, è stato veramente forte. Bene, ricordo che lo faremo l'anno prossimo, come chi dell'Inica e come la divido. Maria Grazia, se vuoi intervenire. Sì, e allora, avendo visto questi video, trovo proprio che spiccano per originalità, per creatività, ecco. E quindi credo che per i ragazzi che li hanno realizzati sia un'esperienza indimenticabile, certamente molto molto formativa. Per gli insegnanti che hanno potuto guardare può essere un incentivo a allargare questa abitudine, cioè sbinzagliare i ragazzi a cercare epigrafi, a cercare di capirle, eventualmente anche con l'aiuto di specialisti poi. Ma veramente il campo dell'epigrafia non può essere lasciato ai margini come è stato fatto finora, perché è veramente difficile, ma è viva, è importantissima, insomma. Quindi mi auguro che questo sia solo l'inizio di esperienze analoghe. Perciò ringrazio tutti, la professoressa Orlandi, Carlotta Caruso, Paolo Re, ovviamente Gianfranco perché si è speso tantissimo per questo avvenimento. E spero di vedervi anche in altre occasioni, tanto ormai ci conoscete tutti, la delegazione di Roma dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Arrivederci. Io concludo, non con parole mie, ma di una docente, stiamo concludendo, che mi ha scritto questo messaggio dopo aver realizzato il video, quindi aver fatto un sopralluogo. No, sappiamo cosa ha significato in questo periodo muoversi, insomma, no? Con classi al 50%, così. Che bel momento che è stato, tra storia, arte, natura e desiderio di incontro e scoperta dei giovani. Spero che questa iniziativa epigrafica che è stata proposta sia un inizio che avrà seguito, e noi con questo auspicio credo che ci possiamo congedare. Io rimarrò qui a fare, come dire, a chiudere la sala, e se non ci sono altri interventi, insomma, ci sarà tempo, ci sono le email, insomma, l'ho mandato, insomma, ci sarà modo e tempo. Grazie a tutti, io aspetto qui, diciamo, in
chiusura. Grazie ancora alla giuria. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, arrivederci a tutti.